prima di pensare all'impegno di campionato importante contro la Carrarese in programma domenica prossima, il Teramo ospiterà Albo Nolis il Südtirol, squadra molto solida, organizzata, capolista del girone A, una delle difese meno battute in Europa, per un traguardo storico per il Teramo, una semifinale mai raggiunta. Ne ha parlato Federico Guidi quest'oggi, analizzando anche purtroppo i problemi di formazione a cui il Teramo deve far fronte. Chiaro che se dovessi ragionare a lungo termine rischierei poi di sbagliare delle valutazioni. Purtroppo tanto conoscete bene le nostre problematiche dei calciatori che mancano, e questo ci precludono la possibilità di scegliere e magari di attuare anche, tra virgolette, un turnover o di gestire il minutaggio dei singoli calciatori. Quindi noi ora dobbiamo concentrarci sul Tirol, sul quarto di finale di Coppa Italia, cercando di fare una bellissima prestazione per raggiungere una semifinale che sarebbe storica per la Teramo Calcio. E quindi davanti abbiamo un avversario straordinario, costruito per vincere, che sta facendo parlare di sé. Visto il campionato che sta facendo, affronteremo una squadra che è la migliore difesa di tutti i campionati professionistici d'Europa, una squadra che non ha mai perso, e quindi sappiamo che è un'impresa difficilissima, che il fatto che nel nostro percorso in Coppa Italia abbiamo battuto il Monterosi a inizio stagione, ma Siena e Pescara, questa la dice lunga, che insomma questi ragazzi affrontano ogni singola partita sempre al massimo, e ce lo impone la nostra professione e le nostre responsabilità. Quindi intanto preoccupiamoci del Südtirol, che è un impegno tra virgolette titanico, perché dobbiamo scalare una montagna veramente ripida. Proprio in tema di infortuni, il tecnico biancorosso ha offerto una panoramica di quella che è la situazione attuale dei vari infortunati. Sarà fuori, vabbè, Bois, che è in fase di recupero, e vedremo la prossima settimana se riusciremo a recuperarlo. Poi Soprano affronterà una visita, una risonanza magnetica domani, e vedremo se tutto va come è andata l'ecografia di stamani. Sarà regolarmente convocato, però dobbiamo aspettare l'esito diagnostico, perché sono recidive, è un ragazzo che non, come Birligea, che non riesce a trovare continuità mai, e quindi dobbiamo fare analisi sempre più approfondite per non rischiare niente. Poi sarà Bellucci squalificato, Cucurullo sulla via di recupero, proveremo a averlo a Carrara, se non fosse disponibile per Carrara, per venire in panchina chiaramente sarà disponibile la settimana prossima. Trasciani e Chieremateng chiaramente stanno continuando, Chieremateng avrà la visita specialistica giovedì, e vedremo l'esito della visita per capire se potrà riniziare a lavorare. E poi Birligea è out.